È iscritta a parlare la senatrice Ferrero per 6 minuti. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, non starò qui a ripetere che questo decreto, per la sua complessità e corposità, andava diviso tra Camera e Senato, oltre il doppio di una legge di bilancio come stanziamento, oltre il doppio come articoli da esaminare e da emendare, in soli 2 mesi, come giusto, certamente per un decreto. Ma ricordiamo che la legge di bilancio solitamente il Parlamento la lavora da ottobre a dicembre. Così oggi abbiamo un decreto modificato dalla Camera in modo raffazzonato e la fiducia in Senato in tutta velocità per non far decadere il decreto. Complimenti davvero a Governo e maggioranza. Ma noi della Lega non abbiamo rinunciato a presentare la nostra visione di rilancio, anche qui in Senato, come già avvenuto alla Camera. Deve rimanere agli atti che per la Lega questo decreto, seppur modificato alla Camera, è e rimane una complicazione di articoli con tanti interventi a pioggia senza una visione complessiva. O forse una visione c'è. Una visione che non serve all'Italia, ma serve soltanto a compiacere. In questo provvedimento c'è un coacervo di marchette, di interventi a categorie votanti che poco o niente hanno a che fare con il rilancio. Ho visto inserire un emendamento rimasto lettera morta nella legge di bilancio e credevo che questo emendamento fosse stato tolto dalla legge di bilancio per pudore. Adesso bellamente inserito all'articolo 180 sotto le mentite spoglie di un titolo dall'intento meritorio. Ristoro ai comuni per la riduzione di gettito d'imposta di soggiorno ed altre disposizioni. Ovvio, stiamo parlando di imposta di soggiorno e di comuni a vocazione turistica sono stati gravemente colpiti da questa crisi in termini di entrate previste a bilancio. Queste entrate non entreranno evidentemente mai. Quindi l'intento è meritorio sicuramente, salvo scoprire che poi altre disposizioni, ai commi 3 e 4, riprendono quell'emendamento già bollato a suo tempo nella legge di bilancio, quale sanatoria sui reati del suocero di Conte. Ricordiamo, era l'emendamento numero 87.10. E nuovamente è stato ribollato dai giornali come decreto rilancia suocero, che potrà così ripulire con questo intervento la sua fedina penale. Quindi per rilanciare davvero questo Paese non servono le marchette, servono poche cose e fatte bene. Senatrice, ovviamente termine, diciamo, che appena citato non è consono all'aula. No, io ho citato quello che dicono i giornali. E non importa chi cita, se ne assume la responsabilità personale, non basta citare quello che dicono altri. Va bene, me ne assumo la responsabilità. Allora, per rilanciare questo Paese veramente... Allora, non voglio interrompere, vale per questo intervento come per gli altri interventi. Ho appena sottolineato che per responsabilità personale si intende che se la Presidenza riprende un termine non consono all'Aula è rivolto a chi lo esprime, non basta dire me ne assumo la responsabilità. Perché se ne assume la responsabilità quando rivolge accuse precise agli altri come ha fatto ad altri. Quindi la Presidenza in questo caso, come per altri casi, non consente. Mi spiace aver interrotto proprio lei, senatrice, ma naturalmente il tempo viene recuperato. Prego. Allora, quindi servono per questo Paese semplificazione e oggi in gazzetta il decreto, ma doveva partire già dando il buon esempio questo provvedimento e invece avete prodotto un articolato complesso con misure a cui solo chi si può permettere di pagare un professionista può accedere. Servivano una sospensione e proroga seri dei versamenti delle imposte sui redditi, IRPEF e IRES. Anzi, noi proponevamo un anno bianco per non vessare gli italiani con imposte e tasse.
un abbassamento dell'imposizione fiscale ed una sua semplificazione. I nostri emendamenti proponevano flat tax, proroghe, ampliamenti della cedolare secca e tante altre proposte, e tutte sono state puntualmente bocciate. E voi cosa proponete? Crediti d'imposta. Crediti d'imposta ovunque, con mille condizionalità, strumenti tutt'altro che snelli, senza contare che il credito d'imposta lo può utilizzare chi ha da pagare le imposte, chi quindi ha prodotto reddito e utili. Ma quali utili? Gli italiani sono senza reddito e noi proponiamo loro di scorporare le tasse? Ma c'è la cessione del credito, mi direte voi. Certo, altro meccanismo di non facile applicazione. L'articolo 119 è un esempio di aspettativa enorme data agli italiani, con una complicazione e un'indeterminatezza sconcertanti. Vi rifate la casa a costo zero, questo è il messaggio. Sì, ma le classi energetiche, l'ACE, gli uffici sono ancora chiusi, il catasto non risponde, le banche sanno poco o nulla, i piccoli costruttori sono penalizzati. Vi rendete conto della complessità? Ed in più il governo tende a prorogare lo stato di emergenza, costringendo il paese alla paralisi ancora per molti mesi e impedendo ai cittadini di usufruire di queste misure. Misure che, nella loro complessità, andranno ad alimentare il già enorme cumulo di contenziosi causati dalle successive interpretazioni fatte dai ministeri, che in Italia si arricchisce ad ogni nuova legge e che esce da ogni nuova legge che esce da queste aule. E sapete chi guadagnerà il 10% del 110%, perché uniche in grado di essere capienti col credito d'imposta? Le solite note, le banche, e non le piccole, che avranno ugualmente problemi di incapienza, ma quelle grandi, che fanno utili e prevedono di farne nei prossimi anni. Gli italiani non hanno bisogno dell'elemosina, le aziende non hanno bisogno dell'elemosina, hanno bisogno di ripartire, quindi leggi semplici, comprensibili e usufruibili da tutti i cittadini. Grazie Presidente.